In queste animazioni virtuali una calamita viene introdotta all'interno di questo solenoide, dalla parte della polarità sud. Il solenoide è collegato con un amperometro che segna il passaggio di corrente. Vediamo. Questo è il momento dell'ingresso, corrente positiva, e il momento dell'uscita. Cerchiamo di capire in dettaglio perché al momento dell'ingresso del polo sud nel solenoide l'amperometro segna un valore di corrente positivo. Come infatti vediamo, entra, valore positivo. Orientiamo convenzionalmente le spire del solenoide nel verso orario e disegniamo le linee del campo B della calamita, che escono dal polo nord e rientrano nel polo sud. Man mano che la calamita viene inserita dentro il solenoide, sempre più linee attraversano gli avvolgimenti del solenoide nella direzione che va da sinistra a destra. Potremmo anche dire che sempre più spire del solenoide sono interessate all'attraversamento da parte delle linee, nel senso che prima venivano attraversate soltanto le prime spire e poi vengono attraversate anche le spire in fondo al solenoide. Dunque è aumentato il numero di linee che attraversa questo circuito complessivo, cioè tutte le spire, il numero di linee che va verso destra. Perciò il solenoide reagisce creando un campo B indotto che va verso sinistra, per cercare di contrastare l'aumento di linee che vanno a destra. Per generare questo campo indotto verso sinistra, la corrente deve girare in senso orario. È la prima regola della mano destra. Collegando poi il solenoide all'amperometro in questo modo, abbiamo che l'amperometro segna corrente positiva, infatti la corrente dopo aver girato in senso orario in tutte le spire lascia il solenoide per entrare all'ingresso dell'amperometro, il punto C, e uscire dal punto D. Secondo me poi nel momento in cui la calamita viene estratta, quindi esce dal solenoide, il circuito avverte una diminuzione di queste linee del campo B che vanno verso destra e quindi farà scorrere la corrente al contrario. Quindi in verso contrario a quello positivo convenzionale, cioè farà scorrere la corrente in senso antiorario per generare un campo B indotto a destra, per cercare di rafforzare il numero di queste linee che va diminuendo. E allora l'amperometro, durante l'estrazione della calamita, dovrebbe segnare un valore di corrente negativo, proprio perché ora la corrente sta girando al contrario rispetto a prima, cioè gira in senso antiorario. In quest'altra bellissima animazione virtuale, infatti, si vede che l'ago dell'amperometro va a destra quando la calamita viene inserita e va a sinistra quando la calamita viene estratta. Vediamo. Il motivo per cui accade questo è che nel momento dell'inserimento la bobina avverte un aumento del numero di linee del campo B che entrano da sinistra verso destra, quindi reagisce facendo un campo B indotto verso sinistra per contrastare l'aumento delle linee verso destra. Per fare questo campo indotto verso sinistra, fa scorrere la corrente in senso orario, cioè la corrente gira in questo modo e esce da qua, entra nell'ingresso dell'amperometro e quindi, siccome entra dalla parte dell'ingresso più, cioè la parte rossa, l'amperometro segna una corrente positiva. Viceversa, in uscita, quando la calamita torna indietro, la bobina avverte una diminuzione del numero delle linee verso destra e cerca di creare le sue linee verso destra per contrastare questa diminuzione. Per creare il suo campo B indotto verso destra, fa scorrere la corrente in senso antiorario, quindi la corrente gira così e entra nell'amperometro dalla parte dell'uscita, cioè entra dalla parte del meno. Per questo motivo l'amperometro registra una corrente di segno negativo.